Radio Radicale, siamo con l'onorevole Girelli del Partito Democratico per parlare con lui della fuga dal carcere minorile Beccaria di Milano. Allora, una fuga che ha aumentato le polemiche sulla situazione nelle carceri italiane, anche per la situazione particolare di questo carcere che vedeva una parte dell'ala di questo istituto in costruzione e anche per il numero esiguo delle persone preposte a controllare questo istituto. Allora, qual è il suo commento su questa vicenda? E soprattutto, cosa bisogna evitare di fare all'indomani di un fatto come questo che ha sorpreso, ma probabilmente fino a un certo punto, per chi conosce bene la situazione carceraria come lei, che è stato anche consigliere regionale e che si è occupato molto di questo. Indubbiamente fatti di questo genere rischiano di essere letti come un fatto in cui i detenuti fuggono dalla pena che gli è stata giustamente comminata. Mentre invece a maggior ragione trattandosi del Beccaria, dove vorrei ricordare sono rinchiusi ragazzi minorenni che hanno commesso reati, in questo caso oltretutto anche la cronaca ci dice non di particolare gravità, devono essere fino in fondo portati in una condizione di massimo recupero. Vale per ogni tipo di carcerazione, perché se è giusto comminare una pena perché è stato commesso un reato, da quel momento è altrettanto giusto che lo Stato garantisca il recupero e condizioni in cui le persone siano portate a riflettere ed essere restituite a una vita di normalità. Con i giovani questo vale ancora di più. Ecco che allora il fatto deve far riflettere sulle questioni che lei poneva, indubbiamente una carenza di personale, che nel caso di un carcere vorrei dire non è solo personale della polizia carceraria, ma anche il personale che fa opera di assistenza psicologica, inserimento al lavoro, nel caso di giovani, inserimento nel prosieguo di formazione scolastica, momenti di socialità e quindi di recupero. Significa avere la presenza di un terzo settore, in varie espressioni, che garantisca questo collegamento anche con la società esterna e non ultimo anche strumenti di accompagnamento verso le famiglie che spesso a loro volta vivono in situazioni di difficoltà e disagio. Significa anche intervenire però sulle infrastrutture, perché questo cantiere lì da anni è la dimostrazione di come poco si investa nelle strutture carcerarie, laddove da un lato ci sarebbe da fare una grande riflessione sulla depenalizzazione di alcuni reati, laddove il carcere rischia di essere lo strumento meno utile per punire e recuperare le persone, ma significa anche però avere degli ambienti che siano, ecco, sufficientemente accoglienti e capaci di dare spazi alle iniziative di cui dicevo prima. Purtroppo esiste ancora una cultura del carcere intesa come pena fine a se stessa ed un giudizio anche molto frettoloso e tranciante riguardo a tutti questi fatti. Giustamente Don Gino Rigoldi, ho sentito proprio in giorni scorsi, faceva riflettere sul fatto che questi ragazzi sono fuggiti il giorno di Natale, un momento particolare per tutti, laddove forse una reazione oppure diciamo, l'indisponibilità a vivere una situazione di restrizione diventa più dura. Questo deve farci guardare con occhi diversi, con una maggiore attenzione, che non vuol dire facile buonismo, vuol dire rispetto del nostro dettato costituzionale. Ecco, fino a quanti anni si può stare in un carcere minorile? Io ho visto che c'erano anche detenuti di oltre 20 anni. Allora, qual è diciamo, la condizione in cui vivono queste persone? Se secondo lei questo tipo di carcere aiuta la rieducazione? Voglio sapere se c'è mai stato lei al Beccaria. Sì, indubbiamente ci sono anche ragazzi che superano la maggiore età, ma non ci sono le condizioni perché possa essere trasferito in un carcere, diciamo, per adulti, diciamolo così, quindi rimangono fino ai 21 anni, se non ricordo male, appunto anche in istituti minorili. È chiaro che questo rende particolarmente difficoltosa la convivenza di giovani adulti con ragazzi che sono a pieno titolo ancora ragazzi, facendo venir meno anche alcune caratteristiche che questi istituti dovrebbero avere, sempre meno visti come carcere, sempre più visti come istituti di recupero, con anche forme di controllo, di verifica, di integrazione diverse rispetto a quelli che possono essere i casi di giovani adulti con anche loro caratteristiche, anche
molto, molto, molto diverse. E anche da questo punto di vista la visita al carcere mostra proprio anche questa stridente contraddizione e soprattutto la disponibilità di molti ragazzi a fare percorsi di formazione, quindi anche di specializzazione per un domani, per poter essere rimessi in libertà, in condizioni di inserirsi nel mondo di lavoro, e persone invece che hanno bisogno, anche perché più adulte, più strutturate, e me con esperienze anche delinquenziali diverse, che hanno bisogno di un recupero di natura profondamente diversa. Anche su questo bisognerebbe davvero riuscire da un lato a preservare questi istituti per la loro caratteristica, dall'altro all'interno dei carceri prevedere anche spazi dove detenuti giovani possono essere messi direttamente a contatto con persone anche molto adulte, ahimè con percorsi carcerari anche molto impegnativi. È un po' rivedere il modello, che purtroppo viene sempre guardato, come dicevo prima, con poca attenzione, proprio come punizione, non invece come dovere di recupero. Oltretutto è una delle cose che dovrebbe starci più a cuore, perché tutti i dati statistici ci dicono che dove si fa una vera opera di integrazione e di accompagnamento delle persone che sono in carcere abbiamo il crollo della recidiva. Dove manca tutto questo abbiamo una recidiva molto alta. Senta, questo è stato un anno orribile per le carceri italiane per i suicidi. Allora, il carcere sta diventando sempre più criminogeno, anche se poi un po' di affollamento per i provvedimenti che sono stati presi per il Covid è stata presa qualche misura contro il sovraffollamento. Però dal 1° gennaio la situazione peggiorerà. Indubbiamente è stato un anno terribile, laddove la ricaduta psicologica che la pandemia ha portato in tutta la società nel carcere ha avuto probabilmente dei momenti anche di manifestazione ancora più acuta vista la situazione. Da questo punto di vista io dico che il Covid, accanto ad alcune forme di alleggerimento della presenza nel carcere, ha anche introdotto dei metodi di contatto con le famiglie che non possono essere sostitutivi ma possono essere, diciamo, aggiunti a quelli normalmente concessi, mantenuti in vita proprio per la loro capacità di rendere più frequenti questi rapporti con le famiglie. Credo che sia un fatto anche molto, molto utile. Però esiste anche la necessità di uno studio serio sulla situazione della salute mentale all'interno del carcere, che riguarda la popolazione che è in carcere, ma riguarda anche la polizia giudiziaria. Anche lì sono frequenti i casi di suicidio. È la forza dell'ordine che hanno il maggior tasso di suicidi rispetto alle altre forze. Io credo che da questo punto di vista mettere in condizione anche chi svolge un lavoro delicatissimo, particolarissimo, in un determinato modo è un nostro dovere. C'è bisogno di avere proprio questa presenza. In Italia abbiamo una carenza di supporto psicologico. All'interno di realtà come queste diventa ancora più importante riuscire a metterlo in campo più presto, perché non possiamo permetterci anche da questo punto di vista dati statistici terribili. Certo, vuole dire qualcosa sul DAP e anche sul Ministro della Giustizia? Allora, il Ministro della Giustizia è stato presentato come un ministro garantista, però provvedimenti garantisti finora non ne abbiamo visti, e anche al DAP, dopo un avvicendamento che c'è stato recentemente, è arrivato un nuovo direttore. Allora, il precedente era noto anche per il suo garantismo, però questo garantismo anche in questo caso non ha portato a niente, mi sembra. Sì, dare giudizi sui nuovi arrivati forse un po' presto, di certo i primi passi sono un po' contraddittori tra quanto detto e quanto fatto, per esempio sul famoso decreto rave, proprio in discussione in questo momento alla Camera, dove si rischia di essere molto contraddittori nella forma oltre che nel contenuto, però giudizio lasciamolo. Ecco, il tema però è più di sistema, perché a volte si tende a voler identificare il ministro piuttosto che il responsabile del DAP o altri, come lei appunto faceva, come garantisti e quant'altro. Poco fa una figura singola se non si cambia un po' cultura, mentalità, approccio da parte di un sistema. Certo, un ministro ha qualche responsabilità in più, forse anche qualche potere in più nell'andare verso questo, però bisogna proprio orientare anche l'opinione pubblica, far riflettere di più, maturare di più la consapevolezza di porre poi anche la politica ad accettare delle decisioni diverse. L'idea purtroppo spesso secondata, colpevolmente secondata, di una certa politica, chiudo la cella, butto la chiave, ecco, io credo che abbia fatto dei danni enormi e ci vorrà veramente molto impegno nel riuscire a superarli.
Bene. Grazie della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Girelli del Partito Democratico con il quale abbiamo parlato della fuga dal Beccaria e della situazione degli istituti penitenziari in Italia che è ormai drammatica. Grazie.